la terribile pizza di Gian! E hoppla! Una specie di giocoliere! Chissà che buone focacce ci preparerà! No, nessuna focaccia! Pizza! Autentica! La migliore del mondo, fatta per noi da un vero pizzaiolo italiano! Wow, che delizia! La pizza ai frutti di mare! A me non sembra molto invitante. Io ci metterei un po' di alghe, peperoni e maionese. No! Stai scherzando? Che razza di pizza è? È una vera prelibatezza? Semplicemente squisita! Tutte queste manfrine per qualcosa che a me non sembra niente di che. Quindi è questa la famosa pizza! Quella autentica pizza italiana era una vera bontà! Sì, ne avrei potute mangiare altre 5 o 6. Sì, anch'io. Che ci fai qui? Quando sei entrato? Ascoltatemi bene, devo dirvi una cosa importante, anche se non è facile. Oggi io ho assaggiato la pizza per la prima volta. Dici sul serio? Sì, aiutami. Devi chiedere a Doraemon un ciuschi che mi permetta di preparare una pizza buona come quella. L'emozione profonda che ho provato, io vorrei poterla trasmettere al mondo intero. Guarda che lo sanno tutti che la pizza è buonissima, dai. Davvero? Scusa, hai ragione tu, devono provarla tutti. Ho la vaga sensazione che le cose si metteranno male. Appena abbiamo finito ce la squagliamo, ok? Cosa state confabulando? No, niente, Gianni. Vediamo un po', dove l'avevo messo? Crea il locale dei tuoi sogni! Che cosa ci faccio con quello? Io voglio fare la pizza, non giocare con una casetta di plastica! Calma, calma! Scrivi sull'insegna il nome del tuo locale. Pizzeria Gian. Benissimo, ora appoggialo a terra. Via, svegli! Pizzeria Gian! È proprio come l'avevo immaginata! Wow, guardate, c'è proprio tutto, è bellissima! Ragazzi, è un sogno che si avvera! Il locale è tuo, puoi fare tutto quello che vuoi. Per quanto riguarda le pizze, invece, segui le istruzioni di questa aiutante speciale e saranno perfette! Piacere di conoscerti, ci divertiremo un mondo a cucinare insieme. Incredibile, non sto più nella pelle. Piacere, sono il proprietario del locale, prometto di mettercela tutta. Gian è così felice. Ma io ho tanta paura. Se penso a cosa è capace di combinare in cucina, mi vengono i brividi. Non ti preoccupare. Funziona anche con gli inesperti. Se si dà ascolto all'aiutante chef, chiunque può diventare facilmente un cuoco provetto. Prego, scegli la pizza che ti piacerebbe preparare e iniziamo. Questa è appetitosa. La pizza ai frutti di mare? Bene, ecco tutti gli ingredienti. Complimenti, che forza, chef! Sei bravissimo! Perfetto, ottimo lavoro! Ti ringrazio, ora lancio l'impasto in aria, giusto? Forse è un po' difficile per un principiante. Non ti preoccupare! È inutile, non riesco a distrarmi. Chissà cosa combina Gian. Nobita, non ti facevo così apprensivo, lo ammetto. Guarda che disastro! Accidenti, che è successo? No, è troppo pericoloso! Basta, non aggiungere altro, per favore! Segui la ricetta! Chiudi il becco! Ci metterò tutto quello che mi piace, e a volontà! Così la pizza sarà più buona! Che razza di ragionamento è? Ecco un po' di macerato di pesce e sardine essiccate! E invece dei gamberetti ci metterò del granchio e un ostice. Poi aggiungo qualche zappa di rana, cavallette fritte, nero di seppia. Oh, fantastico, sta cuocendo. Mi sento male, si sente un odore terrificante. Oh,
Su, andiamocene! Se ci costringe a mangiare quella porcheria, saremo spacciati! Presto! Tempismo perfetto! La mia prima pizza speciale è appena uscita dal forno! Servitemi! L'ho chiamata pizza del pescatore pazzo! Ho un aspetto così invitante! Dato che è la prima, non puoi mangiarla tu! Ha ragione! Tranquilli, ne preparo subito un'altra al volo! Mangiatela pure voi! A te l'onore di assaggiarla, Doraemon! Guardatelo! Io ci tengo alla mia salute! Perché? No, niente! Ho avuto un'idea! Perché non la condividiamo con tutti? Potremmo organizzare una grande festa d'inaugurazione! Questa sì che è un'ottima idea! Molto bene, ragazzi, andate in giro a dire a tutti di venire qui alle 4. Io intanto mi rimetto al lavoro, deve esserci pizza per tutti! Ci è mancato poco! Che hai combinato? Ora saremo costretti a mangiarla! Lo so, ma cos'altro potevo fare, scusa? Cosa? Una pizza fatta da Gian? No, non la mangerò mai e poi mai! Dai, Suneo, ti prego! Io ci tengo alla mia vita! Ditegli che sono a casa molto ammalata! Suneo! Non posso crederci! Come fai a chiedermi una cosa del genere? Sei crudele, Nobita! Per favore, venite tutti alle 4! Gian ce la farà pagare cara! Vi prego, non lasciateci soli! Aiutateci! Ciao! Ragazzi! Hai visto che ti avevo detto? Le 4:10! Come mai non è ancora arrivato nessuno? Le mie pizze si stanno raffreddando! Oh, idea! Me ne starò tutto il giorno chiuso in casa! Chi è? Salve, pizzeria Gian! Consegna a domicilio! Ma io non ho ordinato niente! È un omaggio della pizzeria Gian! Per i nuovi clienti! Guarda! Pizza del pescatore pazzo! Assaggia! Perché, Viola? Oh, aspetta! Dal momento che sei il mio primo cliente, degli omaggi sono due! Ecco un'altra mia creazione! Pizza del boscaiolo, tutta per te! Ma lì sopra ci sono delle pigne! E se le mangi insieme, il gusto raddoppia! Buon appetito! Mamma! No! È la voce di Suneo! Allora com'è? Squisita, vero? Oh! Avete visto? Gli è piaciuta così tanto che è svenuto! Sì, senza dubbio! Ho un'idea! Potreste consegnare voi le altre pizze per me! Cosa? Non è possibile! Un incubo! Come sarebbe a dire un incubo? Niente! Bene, consegnatele finché sono calde, ok? Devo avvertire gli altri! Fratellino, che stai facendo? Indietro, non avvicinarti! E chiudi tutte le finestre! Salve, pizzeria Gian! Consegna a domicilio! Ce n'è nessuno! Ehi, ce n'è nessuno! Il quartiere sembra deserto! C'è qualcosa di strano! Ci hanno visto! Aspettate! È inutile. Non abbiamo scelta, dobbiamo rinunciare. Ma come ci arrendiamo così? Mai visto queste pizze? No, no, no! Chiudi subito la scatola! Nessuno vorrà mai assaggiare qualcosa di così terribile. Vuoi ripetere, scusa? Ehi, Gian! Nessuno vorrà rinunciare a una pizza così terribile. Volevo dire deliziosa. Ha un aspetto orribile. Cioè, no, scusa. Ha un aspetto irresistibile. Irresistibile. Ora va meglio. Andate a consegnare anche queste! È quasi ora di cena. Ormai dovrebbero essere tutti tornati a casa. E se ne avanza qualcuna, dovrete mangiarla voi! Non è giusto! Ti prego, Doraemon, fa qualcosa! Ho avuto un'idea! Il cerca persone curiose! Troveremo gente così curiosa da assaggiare persino la pizza di Gian! In che senso persino? Svelto, trovali e consegniamogli le pizze! Non funziona! Non ce ne sono nei paraggi! E tu espandi il raggio di ricerca! Ancora!
ancora niente. Nessuno, né in Asia, né in Europa, né in tutto l'emisfero boreale. Sto iniziando a spazientirmi. Ampliamo il raggio al massimo. Oh, ha trovato qualcuno! Finalmente! Evviva! Bene, ci siamo. Salve, pizzeria Gian! Consegna a domicilio! Questi chi sarebbero? Non vedi, sono alieni! Ancora un po' di pazienza, ecco la pizza speciale delle sette galassie! Sipa! Certo che questi alieni hanno gusti molto particolari! Meno male, speriamo solo che Gian non si esalti troppo! Allora che cosa ne dite, è spaziale, non è vero? La mia è la pizza migliore dell'universo! Ha 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 ha